Buonasera a tutti. Ecco. Comincio subito dicendo due parole sul titolo di questa chiacchierata, perché forse non è così chiaro per tutti di che cosa si tratta. La vite e l'olmo, una metafora botanica per il dramma buffo di Rossini, sul libretto di Felice Romani. Di che cosa si parla? Si parla del turco in Italia e il turco in Italia, secondo me, viene sintetizzato molto bene da questa metafora della vite e dell'olmo, che racchiude un po' il significato di tutta la vicenda e del suo epilogo. Io direi quindi di cominciare subito con il video numero uno, che non è all'inizio dell'opera, anzi è proprio riguarda il sottofinale, ma questa non è una guida all'ascolto, quindi non rispetta la scansione delle scene e degli episodi che si verificano nell'opera, è piuttosto una riflessione sui personaggi e in particolar modo sulla protagonista femminile, che ha dei caratteri, come vedremo, delle caratteristiche del tutto innovative per l'epoca. Cominciamo pure con il video numero uno, che è una registrazione di un turco in Italia fatta a Rof di Pesaro nel 2007. Voi vedrete tre personaggi. Una è Donna Fiorilla, uno è Don Geronio, il marito, e il terzo è il poeta. Il poeta lo riconoscete perché ha una matita infilata tra i capelli, quindi non c'è il rischio di sbagliarsi. Prego. Sono il soprano Alessandra Marianelli nei panni di Donna Fiorilla, il baritono Andrea Concetti nei panni di Don Geronio e Taddia nei panni del poeta Prosdocimo.
Questo paragone, questa allegoria che riguarda la vite e l'olmo ci introduce, dicevo, nel cuore del Turco in Italia. L'autore del libretto è Felice Romani. Felice Romani è il massimo librettista dell'Ottocento romantico. È un discorso che io faccio più volte, chi mi conosce forse sarà anche annoiato nel sentirlo ripetere, ma sono convinta che il grande contributo della letteratura italiana alla cultura è paragonabile al romanzo francese, al romanzo inglese, al romanzo russo, sia proprio la librettistica. I libretti italiani, e guardate che erano quasi tutti in lingua italiana, anche i libretti musicati da compositori stranieri, rappresentano una miniera di informazioni, un modo per entrare dentro la cultura dell'epoca. Come appunto in altre nazioni ha fatto il romanzo. Questo discorso, questa metafora mi ha colpito più volte anche perché ho visto che in realtà non è usata soltanto da Felice Romani in questa occasione. Ma in ambito completamente diverso, o in ambito accademico di cultura alta, come poteva essere il Circolo di Jena a metà 800, quando, anzi prima metà dell'Ottocento, quando era frequentato da personaggi come i fratelli Humboldt, gli Schlegel, Goethe, Novalis, filosofi come Schelling, Fichte, cioè il gota del pensiero europeo, e circolava un manuale dove usava questa stessa metafora per indicare i rapporti tra un uomo e una donna, rapporti rigorosamente gerarchici. Era l'uomo che rappresentava la pianta solidamente radicata al terreno e la donna invece che si avvolgeva attorno al fusto di questa pianta più solida. Quindi quell'accusa che spesso viene mossa anche ai libretti italiani di rappresentare la provincia non è assolutamente vera, perché in realtà esiste un contesto molto più ampio, un contesto che ha un carattere anche internazionale, che non ha... nel quale può rientrare a pieno titolo. Questo mi ha sempre confortato nella mia convinzione dell'importanza della letteratura rappresentata dai libretti d'opera. Del resto, uno come Felice Romani non è un semplice versificatore, era un letterato di solida formazione classicista. Ha legato il suo nome a una serie di capolavori, libretti della Norma, del Pierata, della Sonnambula, dell'Elisir d'Amore, dell'Anna Bolena. Sono libretti che sono veramente, hanno segnato la storia dell'opera, in simbiosi ovviamente con i compositori con cui ha lavorato. Però certamente anche il contributo del librettista è stato sempre fondamentale. Vi dicevo che nonostante l'opera si chiami Il Turco in Italia, il focus di questa conversazione vorrebbe essere incentrato sul personaggio femminile, questa figura di donna fiorilla che da un certo punto di vista è erede di tutte quelle donne della commedia goldoniana, è una donna emancipata a suo modo, ma è una donna che chiude un'epoca e nello stesso tempo si proietta già verso il futuro.
È una donna che ha come, diciamo, strutturalmente concepita per rivendicare la libertà femminile. E comincerei subito ascoltando la sua quest'aria, che è una specie di manifesto programmatico, la diapositiva numero uno, dove lei si presenta e dice quali sono le sue intenzioni. Lei vuol vivere nella libertà più completa. Cominciamo con l'ascolto, il numero uno. No, numero due. Mi sono sbagliata. Audio numero due. Si riescano a leggere bene, è in effetti un manifesto programmatico di intenzioni di vita. La cantante è Cecilia Bartoli e il direttore è Chailly. Chailly è uno dei pochissimi grandi direttori
che abbia diretto il Turco in Italia. Abbado, per esempio, che ha diretto tanto Rossini, si è sempre rifiutato, non ne ha mai voluto sapere. Ecco, questo all'inizio dell'opera è quello che dice Donna Fiorilla, sono le sue intenzioni. Facciamo un brusco salto temporale, andiamo verso la fine e passiamo alla prossima diapositiva e all'ascolto numero 3. Qui Fiorilla è arrivata alla fine della sua avventura. Non si è conclusa come auspicava lei, con l'affermazione della sua totale libertà. Ha dovuto fare dietrofront. Si sta preparando la riconciliazione col marito, ma ancora non è avvenuta. Il marito ha deciso che la moglie va punita e le ha intimato di ritornare, di riprendere su i suoi vestiti e ritornare alla casa paterna. E lei si rende conto che ha osato troppo. In realtà non è pentita di quello che ha fatto, è solo rassegnata. Si rende conto che deve cedere a quelle che sono le convenzioni sociali, se vuole mantenere un suo posto e una sua dignità. Andiamo pure con l'ascolto. Ah, qui canta la Cabaye. La Cabaye che non ha mai peraltro interpretato sulla scena il turco, però l'ha inciso sempre fra l'altro con Shahi. Prego. I vostri cenci vi mando, in casa mia più non vi voglio. Essa è chiusa per voi. Dimenticate di essere stata mia moglie e il rosor vostro seppellite in Sorrento. Oh,
Ecco, possiamo chiudere qui. Ecco, avete visto come è cambiata completamente l'atmosfera. Nel frattempo, che cosa è successo? Nel frattempo Donna Fiorilla, con la sua intenzione di volersi divertire, ha incrociato l'opera ambientata a Napoli, un turco che è appena sbarcato. È appena sbarcato da favolosi paesi, mitizzati sicuramente. Il fascino, il mito del turco è abbastanza diffuso nell'opera di quel periodo. Aveva cominciato Mozart con Il ratto dal serraglio. Poi c'è l'Italiano in Algeri, sempre di Rossini, che propone un altro turco tra i personaggi. C'è il turco di Piccinni, insomma c'è una certa varietà. E anche in un'opera che rappresenta sicuramente un modello per Rossini, Come così fan tutte, quando Despina introduce i due finti spasimanti delle ragazze, dice che sono costoro, sono turchi, sono vallacchi. L'idea del turco è anche un'idea di virilità, è legata al concetto dell'harem, del serraglio, e naturalmente è anche un modo per esorcizzare una paura che era stata grandissima in quegli anni, una paura di tipo storico, quando l'avanzata degli ottomani era progredita alquanto lungo la penisola balcanica, insomma, e i turchi erano poco lontani dai confini di Vienna e dell'impero austro-ungarico. Per cui il turco è una specie di quintessenza dell'uomo mascolino all'ennesima potenza. Questo è, cosa fa? Fiorilla, quando lo vede, pensa che possa essere una possibile conquista, e quindi gli si avvicina con l'intenzione, diremmo noi, di attaccar bottone, e l'operazione le riesce con grande facilità. Da parte sua invece il turco perché è venuto a Napoli? Perché ha un'idea a sua volta dell'Italia come di qualcosa di mitologico, pure lui. E quando si presenta, possiamo mandare la prossima diapositiva? Io da qui faccio fatica a vederlo. Comunque, vedete Bell'Italia al Fintimiro? Ricorda in maniera abbastanza... lì c'è scritto Cara Italia. In realtà i cantanti cantano Bella Italia. Ricorda Vincenzo Monti. Ricorda quindi qualche cosa che è anche un'affermazione di identità italiana. E questo turco, in realtà, arrivato a Napoli, si trova in mezzo a una situazione abbastanza complicata. Da una parte c'è Fiorilla che gli si avvicina per cercare di conquistarlo. Dall'altra c'è una zingara che vaga e che proviene appunto era la sua favorita, ma era stata accusata ingiustamente di tradimento e quindi condannata a morte, e per salvarsi era fuggita in Italia, a Napoli. E infatti durante l'opera avviene anche il riconoscimento tra i due si ritrovano, e quindi lui, il turco, si ritroverà successivamente conteso da queste due donne e indeciso nella scelta.
Comunque, ascoltiamo l'ascolto numero 4, che è un reperto archeologico questo disco, perché è una vecchia edizione dove Donna Fiorilla è l'Asciutti. La Graziella Asciutti, siamo ancora in epoca non di stretto rigore filologico, la Rossini Renaissance non è cominciata in maniera così purista come portata avanti per esempio al Festival di Pesaro e da lì negli altri teatri. Quindi l'Asciutti si concede delle libertà che dal punto di vista della comunicativa sono straordinariamente efficaci. È divertente ascoltarla con un tono quasi miagolante, quando dice che bel turco, avviciniamoci. È molto meglio ascoltare. Lui è Bruscantini. Bella Italia, al fin di Mirko, al fin di Mirko, vi saluta che vive a vive sole. Thank you.
amabile moda sia più gentil sembrarla fa. L'amabile modestia più gentil sembrarla fa. Sì, sì, sembrarla. Addio, signore. Partite, partite. Ma passeggiando un poco. Che venga anch'io, gradite. C'è troppo amore. E fuoco, e fuoco. Carina, voi sospirate. Anch'io. Perché? Perché? Perché una fiamma insolita sento che abbamba in me. Perché una fiamma insolita sento che abbamba in me. Perché una fiamma insolita sento che abbamba in me. È stata rapidissima e bravissima a conquistare il turco. L'operazione è andata a buon fine. E Il turco in Italia è un'opera un po' diversa dalle altre di Rossini, nel senso che non si struttura tanto attraverso le arie, ma attraverso i rapporti ed insieme che i personaggi hanno tra loro. In questo caso, usando Fiorilla come asse portante, è interessante vedere che rapporti ha con gli altri. Dunque, c'è un marito che è Geronio, l'avete visto nel video, e Concetti secondo me è molto adatto a rappresentarlo, perché dà l'idea del marito né troppo vecchio, perché se il marito fosse vecchio è un po' babbeo, darebbe l'idea del vecchio cliché del marito gabbato, caro alla commedia, alla commedia dell'arte. No, è un uomo maturo che ama sua moglie. E poi c'è un cavalier servente, questo cavalier servente si chiama Narciso, nomen omen, il quale viene tranquillamente tollerato dal marito ed è un personaggio che potremmo definire quasi decorativo, è l'erede dei Cicisbei settecenteschi. Il suo compito è quello appunto del cavalier servente, ma è anche più volte si è parlato per il turco in Italia di commedia anticipatrice di Pirandello. Ecco, una caratteristica di Narciso è quella che a un certo punto, quando questo marito acquiescente, incapace di tener testa alla moglie, è quasi rassegnato al fatto che lei ceda al turco, e l'amante in carica, Narciso, gli dà una scossa e cerca di stimolare la sua reattività.
Ecco, questo, come diceva Paolo Isotta, persona molto spiritosa, è veramente un tocco pirandelliano della vicenda. Comunque, e poi c'è soprattutto, c'è una rivale, suo malgrado, Zaida, questa che era la promessa sposa del turco, e c'è soprattutto la figura di un poeta che avete visto nella prima, nel primo video. Il poeta qui è una specie di burattinaio che tiene le redini, tiene le fila di tutto il gioco, e però non, è un poeta che sta scrivendo un dramma buffo, l'ossimoro che c'era nel titolo. Sta scrivendo un dramma buffo, ma è in cerca di ispirazione, non trova il soggetto adatto. Si mette a osservare questi personaggi e si rende conto che potrebbero essere adattissimi per essere inseriti in una commedia. E in certi momenti addirittura travalica il suo ruolo di scrivano, ma interviene direttamente nell'azione e spinge un personaggio a fare una cosa oppure a fare un'altra. Ecco perché si parla, sembrano i sei personaggi, insomma, di Pirandello. Cerchiamo quindi di vedere i rapporti che Fiorilla mantiene con ognuno di questi personaggi. Il primo ovviamente è quello col marito. Il duetto tra Fiorilla e Don Geronio segna i rapporti conflittuali tra questi due coniugi e oltre ad essere comunque estremamente divertente. Vediamo la schermata prossima e poi l'audio numero 5. Gli interpreti qui sono nel ruolo di Don Geronio Enzo Dara e in quello di Donna Fiorilla ancora la Caballé. Prego.
fatto, in pace torno, non sto fresco, notte giorno, questa è troppa crudeltà, notte giorno, notte giorno, questa è troppa crudeltà. A parte la bravura superlativa dei due interpreti, che non è dato di ritrovare con altrettanta facilità, si vede benissimo il rapporto che esiste tra i due, tra marito e moglie. Lei con quattro moine riesce alla fine a convertirlo, anzi a prendere in mano le redini del gioco e ribadisce ancora una volta qual è la sua intenzione, voglio divertirmi notte e giorno. E questo duetto, fra l'altro, si colloca dopo che Donna Fiorilla ha invitato il turco a casa sua a prendere un caffè. Nel bel mezzo è arrivato il marito, il quale viene trattato, il marito quindi in casa propria, e viene trattato come un intruso, e anzi per evitare che si creino screzi tra i due e per scongiurare un'ipotetica aggressione da parte del turco, Fiorilla convince il marito a baciargli la zimarra addirittura. E questa figura di Don Geronio, del marito, che è costruita molto, molto bene dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista del libretto, dicevo prima, potrebbe far nascere l'equivoco che si tratti di un uomo un buon a nulla, ed è l'opinione che inizialmente ha il poeta. La prossima diapositiva parla di marito scimunito come soggetto ideale per questo dramma che lui sta scrivendo. Questo è sicuramente un aspetto che è fortemente riduttivo. Quando poi ci sarà lo scontro reale tra il marito e il turco, si vedrà che il marito è tutt'altro che imbelle, ma insomma sa far valere le sue ragioni. Adesso ascoltiamo l'ascolto numero 6. Gli interpreti sono Leonucci e Sodara, il tenore Palaccio, qui c'è anche il tenore, il cavalier servente. Thank you.
Possiamo chiudere qui, perché altrimenti diventa troppo lungo l'ascolto, ma è chiaro il modo che ha il poeta per intervenire all'interno della vicenda e anche l'idea che inizialmente ha della figura di Don Geronio. E, dunque, sul poeta che si comporta appunto come burattinaio viene subito da pensare alla figura di Don Alfonso di Così fan tutte. E questo è uno dei tanti motivi per cui Il Turco in Italia viene definita la più mozartiana delle opere di Rossini. E sono tanti gli elementi che collegano Rossini a questo illustre antecedente. Quello della suggestione per le Turcherie l'abbiamo già vista, tutti credo che conoscano la celeberrima Marcia Turca di Mozart, che è un movimento di una sonata, ma che rappresenta anche un modo molto plastico per visualizzare una certa situazione e una certa temperie culturale. Poi questo richiamo alla figura di Don Alfonso è sicuramente ineludibile. E, fra l'altro, quando Rossini scrisse compose Il Turco, proprio in quei giorni, in quel periodo, è documentato attraverso le lettere, rappresentavano a Milano Così fan tutte, quindi aveva avuto possibilità di vedere l'opera e oltre al fatto che Rossini nutriva una stima incondizionata e un'ammirazione sviscerata nei confronti di Mozart. Poi c'è anche una questione un po' più complicata dietro, nel senso che quest'opera, Il Turco in Italia, non ha mai avuto la fortuna delle altre tre consorelle comiche, perché è più difficile, di presa meno immediata. Però ci sono anche altre questioni. I Romani, col quale peraltro Rossini non aveva rapporti particolarmente buoni, Romani era stato accusato di avere scopiazzato un po' troppo il soggetto da un libretto di Caterino Mazzolà. Caterino Mazzolà è quello che ha scritto, che ha adattato i versi di Metastasio per La Clemenza di Tito di Mozart, che è l'ultima grande opera realizzata da Mozart. Quindi ci sono tutta una serie di ragioni per cui la connessione con Mozart, da qualsiasi parte ci si muova, è riconducibile a Mozart.
E su questo molti insistono e anche se si pensa per esempio alla ricezione dell'opera, appunto restando al discorso di Così fan tutte è un'opera che non ha avuto una grande fortuna, almeno in Italia, non l'ha avuta né all'inizio quando è stata composta né in seguito quando è iniziata la circolazione. In Italia è stata reintrodotta sempre in circuiti di secondo piano, mai nei teatri principali. E la stessa cosa vale anche per il Turco. Il Turco, dopo un'iniziale circolazione durata qualche anno, è quasi sparito dalle scene. Poi è stato ripreso in anni abbastanza recenti, precisamente nel 1950, a Roma, ma non al Teatro Costanzi, cioè al Teatro dell'Opera, che è il teatro principale della capitale, ma all'Eliseo. Al Teatro Eliseo perché non veniva reputata un'opera degna di entrare nel teatro maggiore, un po' come quando Guido Cantelli ha ripreso Così fan tutte a Milano, l'hanno fatta alla Piccola Scala, non nella sala del Piermarini. Queste sono delle analogie che fanno pensare anche a una tipo di struttura di queste opere e di percezione da parte del pubblico abbastanza simile. Comunque, ritorniamo ai rapporti della nostra donna Fiorilla e dei suoi satelliti. Adesso ascoltiamo, ricollegandoci al discorso della personalità di Don Geronio, del marito, che ripeto, non è questa figura del marito gabbato, e ascoltiamo il duetto tra il Turco e Don Geronio, perché a un certo punto i due uomini hanno un incontro frontale e si mettono a confronto. E qui viene fuori, appunto, vengono fuori le caratteristiche di Don Geronio, che non è poi così belle come gli altri pensano. La prossima diapositiva e poi l'ascolto numero 7. Questo è veramente. Nei panni del Turco c'è il basso Samuel Remey, in quelli di Don Geronio ancora Dara. Prego. Forse avrai, forse avrai, non
Stop. Altrimenti è troppo lunga e arrivare è un peccato tagliare, però bisogna farlo. E qui viene fuori la natura di Don Geronio e anche la sua dignità. E la sua dignità di marito e l'affetto e l'attaccamento che prova nei confronti di Fiorilla. E il Turco è reso fra l'altro da Samuel Remey, che è quel grandissimo basso rossiniano che ha proprio dominato le scene per anni, fortunatamente anche qui in Italia, anche a Pesaro l'abbiamo sentito per tanti anni. Ed è un piacere per le orecchie ogni volta che lo si può che lo si ascolta. Ritornando ai problemi legati al Turco, al fatto che a questa accusa di plagio che era forse all'epoca non si parlava di plagio, ma insomma questa accusa di aver tratto eccessiva ispirazione da un libretto preesistente, a un certo punto però si dissipa completamente, perché a metà del secondo atto si vede proprio che è tutta farina del sacco di Romani, ma ancor più di quella di Rossini. C'è
si vede qui, dice, ma c'è un modo per trovare l'accordo. Il turco la vorrebbe comprare, la moglie, e Don Geronio ovviamente non è disposto a vendergliela. Allora, dice, me la prenderò gratis. E c'è un modo ancora migliore per potersene impadronire, che è quello di rubarla, di involarla. E quindi viene, c'è una festa in maschera, durante la quale il turco dovrebbe, dovrebbe rapire Donna Fiorilla e portarla via. Il poeta naturalmente avvisa Don Geronio, quindi si crea una situazione di aspettative e si crea anche una situazione comica, perché questi partecipanti a questa festa mascherata sono ben tre vestiti da turco. Uno è il turco stesso, ovviamente. Uno è Don Geronio, che si è procurato un costume da turco. Uno è Don Narciso, il cavalier servente, che anche lui si è travestito da turco. E poi ci sono due Donna Fiorilla. Una è la vera Donna Fiorilla, l'altra è Zaida, la promessa sposa del turco, che nel frattempo, insomma, gli si è messa alle calcagna con la speranza di poterlo riconquistare. E questa è una scena che da un lato rimanda alla, è veramente la scena più bella, più poetica di tutta dell'intera opera, rimanda all'ultimo atto delle nozze di Figaro, si vede lo stesso, c'è la stessa atmosfera sospesa e piena di suggestioni fantastiche che si ritrova in Mozart. Dall'altra si vede proprio Rossini come manovra, come la musica di Rossini riesce a manovrare i suoi personaggi. È proprio il suo modo tipico, quello che riesce spesso a trasformarli o in macchiette, oppure a dare loro questo senso di disperdimento, di spersonalizzazione, che è estremamente affascinante, perché quella stessa musica messa in un contesto o messa in un altro può assumere significati completamente diversi. Allora, andiamo alla prossima videata, e il non conosco più mia moglie, che è l'incipit di questa. La prossima videata dovrebbe cominciare con "Guardate che accidente", sì, è questa. E in questa situazione, appunto, dove ci sono tre turchi, due fiorille, ognuno non sa più come regolarsi, ma quello che appare forse più spaesato è proprio Don Geronio, perché alla fine Zaida riesce a riaccoppiarsi col turco. E Donna Fiorilla se ne va con Narciso e Don Geronio rimane da solo. E possiamo andare anche con l'audio numero 8. Non conosco più mia moglie. E quant'ora
Ecco, possiamo fermarci. Questo è veramente suggestivo e dà l'idea di questa situazione di straniamento. Brecht in fondo non ha inventato molto di più, più di 100 anni, di 100 anni dopo. E ritorniamo invece, prima di avviarci verso la conclusione, a quello che avevamo detto prima, a come sicuramente il modello di Rossini fosse Mozart, indubitabilmente, ma questo è un modo di guardare al passato. È ovvio che chiunque si accinge a fare un'operazione nuova, a scrivere qualcosa di nuovo, guarda a quelli che ritiene i maestri e le persone che lo hanno preceduto. Ma questa, secondo me, è un'opera che guarda molto al futuro e al futuro, a quelle che saranno anche figure femminili del futuro. E questo è corroborato dal fatto che ci sono delle ricadute che dall'ambito operistico, dall'ambito musicale, poi arrivano a toccare anche l'ambito letterario, che, come dicevamo prima, è quello che ha segnato di più, ha permesso di contraddistinguere con maggiore chiarezza le varie epoche. Rossini ha esercitato un grande fascino sui letterati. Basti pensare a quello che è stata l'italiana in Algeri per Stendhal. Insomma, l'endorsement di Stendhal è stato fondamentale alla diffusione e al successo spropositato che ha avuto l'italiana. Quello del turco è qualcosa, per il barbiere è diverso, perché il barbiere si rifà già a un antecedente letterario importante come Beaumarchais, eccetera. Ma per il turco la cosa è diversa. Non è tanto legata a un riconoscimento immediato, sono più le ricadute nel futuro. C'è soprattutto uno scrittore come Balzac che è stato affascinato da Rossini. Il suo romanzo Massimilla Doni è una esegesi praticamente del Mosè di Rossini. C'è un racconto lungo, un romanzo breve, chiamiamolo come vogliamo, del 1843, che si chiama Honorine.
Honoré de Balzac, evidentemente c'è anche un fattore di rispecchiamento tra la scelta del nome della protagonista e quella del suo autore. Questo romanzo, ripeto, del 1843, ha per protagonista una donna che anche lei alla ricerca della libertà, anche in questo caso una storia destinata a fallire in maniera ben più tragica, perché poi lei alla fine morirà. Ma mi pare di sentire in filigrana, leggendo questo racconto, delle tracce rossiniane. Sicuramente Balzac conosceva il turco, sicuramente conosceva tutte le opere principali di Rossini. Rossini dopo la sua stagione italiana è andato a vivere a Parigi e quindi era popolarissimo in Francia. Mi sembra di cogliere degli addentellati di questa aspirazione alla libertà che nel caso di Fiorilla si è poi conclusa nel modo convenzionale delle vicende a lieto fine. Nel caso di Honorine, che è una che ha lasciato il marito, cosa insomma non semplice in quegli anni, ed è andata a vivere da sola cercando di vivere del suo lavoro. In realtà non era consapevole che il marito comprava tutto quello che lei produceva, una fiorista, per consentirle di sopravvivere economicamente, perché altrimenti da sola non ce l'avrebbe fatta. Ecco, queste vicende che sono in qualche modo paradigmatiche di una situazione che sta cambiando, che sta mutando profondamente, soprattutto per quello che riguarda il ruolo delle donne, la figura femminile. Mi sembra che in questo il turco abbia lasciato veramente dei segni e abbia avuto delle propaggini, più di tante altre opere magari di carattere tragico o di altro tipo, insomma. Quindi è vero, sì, il modello illustre resta quello quello mozartiano e quello di Così fan tutte, ma i semi che ha gettato con quest'opera Rossini sono semi che hanno germinato anche dopo e sicuramente in maniera ha trovato un modo per evidenziare qualche cosa di problematico che comunque esisteva. Poi lui, che era nell'aria, ecco, credo il talento dei grandi geni sia proprio questo, fiutare quello che è nell'aria e saperlo poi renderlo percepibile, degli artisti, dei letterati, dei musicisti. Per concludere, io vi farei riascoltare di nuovo l'audio numero 9, L'olmo e la vite, che è questa metafora che ho scelto. Qui ascoltiamo solo la versione audio e non più quella video che avevamo visto all'inizio, perché è qualcosa che
fa riflettere a distanza di due secoli su quelli che sono i rapporti tra le persone, rapporti, dicevo, rigorosamente gerarchici, che oggi non lo sono più, certamente, però hanno richiesto una lunga metabolizzazione e anni e anni di trasformazioni e di rielaborazioni, e siamo qua in mezzo a un divenire continuo. Chiuderei pertanto con l'Olmo e la vite, se volete, credo che non ci sia la videata, quindi vi posso rileggere un attimo i versi se riesco a ritrovarli. Dunque, son la vite sul campo appassita che del caro sostegno mancò. Io son l'olmo a cui venne rapita la sua vite e di nudo restò. Cara vite, olmo diletto, eccetera, eccetera. Numero 9, audio. Questo abbiamo chiuso, vi auguro di divertirvi con lo spettacolo che ci sarà qui al Teatro Galli a metà novembre, adesso non ricordo la data esatta, probabilmente non sarà una regia di quelle tradizionali, quindi provate a cercare di rintracciare i nodi anche in una versione che riporterà verosimilmente, io non l'ho visto quindi non sono in grado di dirlo, ricondurrà tutto ai giorni nostri. Vi ringrazio per l'attenzione e buon divertimento con il turco vero, insomma.